Eccoci qui, cari amici di Teleprima, per Gol del Tulipo Lotto 2.0 Caserta, Bartoccini, Gioielleria Perugia. Prima di iniziare velocissimamente vi ricordo che la Volalto 2.0 sta partecipando a un progetto di rilancio delle eccellenze campane insieme alla Camera di Commercio di Caserta, con una degustazione di vini di mozzarella all'ingresso del Palavignola, proprio più o meno dove è posizionato il nostro bar, il nostro store, proprio per portare in giro per il mondo, per l'Italia in questo caso, e far conoscere veramente a tutti, non solo agli sportivi ma agli appassionati, a tutti i cittadini d'Italia, dove la Volalto va anche in trasferta, ma ovviamente ancora di più per le partite casalinghe, le bellezze enogastronomiche, le bellezze monumentali, artistiche del nostro patrimonio di terra di lavoro. Noi ricominciamo subito con la telecronaca di questa sfida. Il computo di 7, 2-1 per la capolista Perugia, un terzo set disputato veramente in maniera ottima dalla Volalto, e che ha visto la firma delle ragazze rosa-nero, primo punto del quarto set di Perugia con la numero 2, Giulia Pietrelli, che si porta anche al servizio. Che trova la difesa di Giulia Melli, Ludovica Dalia per Teresa Matuszkova, e ancora la numero 2 che sbaglia completamente la sua difesa e manda la palla in out. Entra Laura Frigo, che si posiziona lì al centro della rete con Vittoria Repice, la nostra guerriera calabrese, al servizio. Servizio che si infrange sulla rete, 2-1 ancora per Perugia. Al servizio la numero 7, Giulia Kotla, anzi scusatemi, la numero 1, Luisa Casillo. Ludovica Dalia chiama in causa Giulia Melli, che manda fuori in tempo la numero 2, Pietrelli, e conquista subito il due pari. La Volalto c'è. Ancora abbraccio caldissimo di Giulia Melli. 5 i punti totali del terzo set, come da tabellino del nostro Scatman, che ringraziamo ovviamente sempre per il suo lavoro. Attacco della numero 12 di Perugia, Pascussi. Ed ancora un gran punto di Laura Frigo. E alza la voce e dice: vogliamo questo set, sin da subito, sin da ora. 3-2 per la Volalto, ed è necessario conquistare questo parziale per andare poi al tie break, per frenare la corsa della capolista. Servizio di Ludovica Dalia, ancora qualche secondo. L'ok del primo arbitro, la difesa della numero 2, ancora la numero 12, Pascussi, in attacco Giulia Melli, murata però dal muro, la numero 9 della numero 7 di Perugia, veramente che corro da una banda all'altra, ancora Giulia Melli, ancora il muro, che questa volta è vincente, regala così il terzo punto, il pari alla Bartoccini. De Michelis al servizio, le indicazioni senza cartellina ma nascoste di spalle di coach Bovari per Marianna Maggi Pinto, e Laura Frigo rispedisce al mittente le indicazioni sul servizio della De Michelis, ed anche il tentativo di sorpasso di Perugia. Chiama Giulia Melli ancora al servizio, lì dove c'è il manicomio accanito. Difesa del libero, la numero 3 di Perugia, l'attacco di Pascussi. Ancora l'attacco della giocatrice di Perugia, Elisa Cella, che con il braccio recupera questa sfera e si va a prendere tutti gli applausi del Palavignola. Fantastico, fantastico, fantastico.
capitano con la C maiuscola. La C di capitano e la C di cella. Ancora Giulia Melli al servizio, sempre per Eleonora Bruno. E ancora un punto della Golden Tulip Alto Caserta. Ancora al servizio Giulia Melli. Carica e caricata dal manicomio Accanito, cambia la destinazione del suo servizio, questa volta è per la Pietrelli. L'attacco di Svirnova fa ancora male alla Golden con questa difesa in out, ma era veramente veramente di potenza e precisione. Al servizio numero 12 Pascucci. Ernesto, un buon avvio della vola alto e sicuramente vivremo ancora tante belle emozioni in questo set. E mentre lo dicevo vedevamo un errore della vola alto. Mi sa che queste ragazze si evoluzionano quando cerchiamo di fare qualche complimento, quindi siamo ancora avanti. Però Alessia, siamo 5 6 5 con il buon primo tempo di Frigo che ci porta ad avere 7 punti rispetto ai 5 della Bartoccini Gioellerie Perugia. Speriamo questo possa essere il set importante, decisivo per ritornare a fare punti, Alessia, anche perché sono 5 partite che dopo il 3-2 iniziale contro la Delta Informatica Trentino non si riesce a fare punti. Frigo colpisce la compagna. Vittoria Alessandra Lepice e regala un punto alla squadra avversaria, al servizio la numero 7, Giulia Kotlar. Vediamo a chi sarà indirizzato. Indicazione di coach Bovari, come sempre. Per Giulia Melli, che sa però come prendere le misure alle avversarie, così come capita a Cella. La difesa di Perugia è out. Cella c'è, così come l'ottavo punto della vola alto 2.0. 6-8. Tabellone alle nostre spalle. Matuschko va al servizio. La difesa di Pascussi, il muro c'è la Repice con la difesa di Marianna Macipinto. Giulia Melli prova a mettere in difficoltà Perugia, ma ancora Pietrelli vede lì una parte del Taraflex coperta e fa male proprio dove nessuno può arrivare. Al detenzione anche da parte di Perugia con le ragazze della panchina che cercano di caricare la compagna Smirnova. Al servizio ancora Giulia Melli in difesa, molto bene di Sacella in pallonetto, ma c'è ancora Perugia che non molla la presa, ma lì c'è Marianna Macipinto che non fa passare niente nessuno e Matuschkova colpisce lì tra Bruno e Pietrelli dove nessuna delle due può arrivare. E con il contro break al servizio ancora capita Elisa Cella. Le indicazioni di coach Bracci dietro la cartellina come ci ha abituato. Questa è purtroppo un'occasione fallita, un'occasione per poter comunque aumentare il distacco da Perugia. Contro break con Giulia Pietrelli a sua volta al servizio. Ancora Marianna Macipinto, ottima difesa. Ludovica Dalia per Giulia Melli che ci mette troppa forza e poca precisione e la sfera va in out. 9 pari. Davvero un peccato visto che l'inizio di questo set era stato completamente di marca della vola alto 2.0. Buona difesa di Giulia Melli per l'attacco di Matuschkova, ma ci arriva ancora la solita Pietrelli.
ancora Marianna Maggi Pinto per Giulia Mele, la sfera passa proprio dalle braccia del muro, Casillo, Pietrelli, nulla può fare. E va a conquistare così il decimo punto e il nuovo vantaggio della Volanto 2.0 Caserta con vittoria Alessandra Repice, nome completo al servizio. Lo sguardo d'intesa con coach Bracci, tifosi del manicomio accanito e tifosi accorsi qui al Palavignola alle sue spalle. E la Casillo ci mette potenza e costringe la difesa errata di Caserta. Ed è ancora il 10 pari, ancora elastico, ancora un set tutto da vivere. Ci sarà ancora da battagliare. Buona difesa di Marianna Maggipinto, ancora Giulia Melli. Mette in difficoltà Perugia, ma non troppo. Smirnova chiama in causa ancora la Volalto. Ancora l'attacco di Matuscova, ben murato dalla solita Pietrelli. Smirnova l'alza per la costante numero 2. Ma il punto è della Volalto e l'avevamo visto! L'avevamo visto! Assolutamente! Assolutamente non c'è nulla da contestare, care ragazze. L'arbitro richiama le ragazze di coach Bovary e dà il cartellino giallo al numero 2, al numero 7. Giulia Kotlar per delle proteste un po' veementi ma anche della panchina. E lo ricordiamo 11-10 per la Volalto, ancora bravissima Marianna Maggi Pinto, un po' meno Elisa Cella, che però si lancia veramente su ogni pallone, è una guerriera, quindi non possiamo far altro che metterci in piedi al termine della partita, perché daremo troppo nell'occhio adesso, e applaudire questo capitano della Golden Tulip Volalto 2.0. Al servizio numero 9 De Michelis, 11 pari, ancora tanto da fare. Buona difesa di Giulia Melli, gran punto di Laura Frigo che congela tutti. 12-11, Ernesto è bevuto, quindi sei pronto per raccontarci questa fase caldissima di questo parziale. Sì Alessio, sì, anche perché si sta riscaldando non solamente la gara ma anche il tifo del manicomio accanito, che sta sostenendo alla grande la nostra squadra. E conquistiamo il più 2 grazie al punto di Elisa Cella che sbatte contro al muro, ma il pallone poi finisce out e siamo 13 Caserta, 11 Perugia. Speriamo possa essere questo il momento decisivo del set per riuscire ad allungare. Invasione di, anzi è doppia chiamata dal primo arbitro. E quindi siamo più 4, 11 Perugia, 14 Caserta, con l'allenatore Fabio Bovary che chiama timeout. Anche perché ha visto la sua squadra sbandare clamorosamente nelle ultime 3-4 palle giocate. E quindi si alza il tifo, si alza il decibel del Palavignola e partecipa tutto il pubblico del Palavignola. Servizio Giulia Melli. Ah,
difende Peruggio, De Michelis ancora lei per Smirnova, palla out. E siamo più 5, più 4, 11, 15. A servizio ancora lei, Giulia Belli. Muro di Caserta, ma difende Perugia. Smirnova rompe l'incantesimo e siamo 12-15. Ma Caserta ancora 3 punti di vantaggio da amministrare. Al servizio ci va la numero 12, Giulia Pascucci. Cambio nelle file della Golden Tulip, volante 2.0 Caserta, esce Melli, entra Ghilardi per alzare le percentuali di ricezione. Facciamo attenzione adesso sul servizio di Pascucci. Applausi, solo applausi per Cella. Ricezione perfetta. Palla un pochino corta, ma lei ci è. Cella c'è. Pallonetto vincente da 4 in 2. E nuovo più 4 per la Volalto Caserta, che siamo 16-12. Ace di Laura Frigo. E siamo adesso 12-17. Alessia, dopo aver sprecato i primi due set, ce li stiamo facendo in questo terzo e in questo quarto parziale. Meglio tardi che mai, il resto va benissimo così. È una partita stupenda, stupenda, così come questo puro di vittoria Repice. Benissimo, difesa Cella, Ghilardi con la fribolla di vittoria Repice. C'è lì Alessia Ghilardi a guardare le spalle di tutti. Attacco di Matushkova, qualche difficoltà di Perugia. Il muro benissimo, Matushkova Repice, ancora Ludovica Dalia, Alessia Ghilardi che la alza per Isacella, veramente scateratissima all'attacco della numero 11. Muro out, ma bravissime le ragazze che vanno a raccogliere gli applausi di tutti i tifosi e noi siamo emozionati perché è bellissimo. Così come è bellissima anche la sinergia tra Fedain Brox e Manicomio Accanito, veramente un vanto per questa città, così come lo sport casertano. Attacco di Teresa Patushkova, che in pallonetto conquista il suo 18° punto, 18-13. Bella Volalto. La piccola asciugatrice interviene lì sotto i piedi, la numero 2 Giulia Pietrelli, asciuga, 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 anche in zona Casillo, sempre pronte queste ragazzine, le nostre ragazzine che fanno un lavoro veramente importantissimo e encomiabile, e si spera che possano essere loro domani a portare in alto i colori della Golden Tulip Volalto Caserta. Difesa della numero 12, la super battuta di Teresa Matushkova, bravissima. 13-19, perché la Volalto c'è, la Volalto vuole dare filo da torcia alla Bartoccini Perugia, vuole far sudare fino all'ultima goccia di sudore alla capolista qui al Palavignola, e vuole regalare una bella soddisfazione ai tifosi accorsi oggi al Palavignola. Benissimo il muro Repice Cella, ancora un attacco da quella banda, dalla numero 11 che sbaglia completamente la parallela, manda la sfera in alto per il 13-20. Adesso aspettiamo ancora un po' prima di fare il countdown, ma giusto perché siamo superstiziosi e vi regaliamo le immagini del Palavignola in piedi
tra poco ci alziamo anche noi. Quanto ci mancava una partita così, tantissimo, tantissimo. È una bellissima atmosfera sugli spalti. Ovviamente quelli a sorridere ora sono i tifosi della Volanto, mentre la zona dedicata ai tifosi di Perugia sono un po' più mocci. Terminati i 30 secondi di time out, indicazioni per i due coach. 5 punti dividono la Golden Tulip Volanto 2.0, la conquista del set e quindi l'accesso al tie break. Teresa Matuškova al servizio ed è ace! Bravissima! Bravissima davvero Teresa Matuškova, tra le migliori in campo oggi al Palavignola. 13-21, ancora Matuškova, out, punto a Perugia. Il resto io ti cedo il microfono per questa parte finale del quarto set e poi faremo partire anche il countdown, a te l'onore questa volta. Lo facciamo partire al prossimo punto della Volalto, eccolo, anzi no, eccolo, muro d'Italia e adesso ci siamo, abbiamo 8 punti di vantaggio, 14-22 e ci mancano solo 3 punti al pareggio anche nel conto dei set. Prestazione dai due volti della Volalto 2.0 Caserta, che ha praticamente messo sotto la capolista in questo terzo e quarto parziale, mentre invece ha sprecato qualcosina di troppo nei primi due parziali, ma come dicevi bene tu, meglio tardi che mai. Adesso siamo 14-23 con Perugia che ha mollato in questo quinto set e ci mancano 2 punti alla vittoria del set. Palla accompagnata, dice l'arbitro, e così è. Ma il parziale, possiamo dirlo senza problemi, è chiuso. Si attende solamente la 25esima punto rosanero per cambiare, anzi no, per non cambiare campo, per partire con il tie break che metterà in palio 2 punti per la vincitrice del parziale e un solo punto per la squadra che invece perderà. Eccolo il punto! ...15-24... muro di Repice e ci sono ben 9 set point, 9 punti da amministrare per andare al quinto set, al tie break. Al servizio, buono il servizio della nostra centrale, altrettanto buono il primo tempo dietro di Luisa Casillo. La prima palla set è annullata, ma ce ne sono altre 8. Maggi Pinto, Dalia, chiude Melli, così chiude Melli, così sul risultato di 16-25, si va al tie break. Prima di parlare del quinto set ci fermiamo giusto un attimo anche per recuperare un po' di voce per l'ultimo e decisivo parziale, a tra poco.